L'annuncio di Buckingham Palace arriva in tarda mattinata e fa subito il giro del mondo. I medici sono preoccupati per la salute della regina Elisabetta II, che rimane a Balmoral. La sovrana è sotto la supervisione medica nella residenza in Scozia. La BBC interrompe i suoi programmi con un notiziario sulle condizioni di salute di Elisabetta II. Welcome to viewers on BBC One. Lo shock, chiaramente disegnato sul volto della Premier Truss, che ha ricevuto nel bel mezzo di un intervento in Parlamento la comunicazione su un bigliettino. Sono le 12.32 a Londra, le 13.32 in Italia. Forse è quello il momento dell'inizio del London Bridge is Down, il protocollo previsto per la morte della regina. Lo speaker della Camera, Sir Hoyle, interrompe il dibattito in aula. I know I speak on behalf of... La nazione si ferma sospesa, il sito reale va in tilt. I conduttori della BBC si vestono di nero. Anche questo fa parte del protocollo, anche questo fa capire che forse non ci sono buone notizie. Nessuno fa comunicazioni ufficiali. Il principe Carlo è il primo ad arrivare al capezzale della madre, accanto a lui la consorte Camilla. Poi arriva la principessa Anna. Sono gli unici ad essere lì in quel momento, gli unici a vederla ancora viva. Il decesso della regina è stato rapidissimo, al punto che nessuno degli altri familiari è arrivato in tempo per darle un ultimo saluto. Alle 16 circa atterra un volo con a bordo gli altri membri, i figli di Elisabetta II, Andrea ed Edoardo, e il nipote William. Il principe Harry invece si è unito alla famiglia solo in serata, ma era da solo. La moglie, Meghan, è rimasta a Londra per rispettare l'intimità della famiglia. Kate invece è rimasta a Windsor ad accudire i tre figli. Le preghiere della nazione sono con la regina Elisabetta, scrive sui social l'arcivescovo di Canterbury. Un cartello posto all'esterno del palazzo di Londra annuncia lo stop al cambio della guardia. La folla di sudditi si raduna davanti ai castelli di Balmoral e Buckingham Palace, giovani e anziani, intere generazioni insieme nel dolore si affollano sui gradini del Queen Victoria Memorial sotto una pioggia battente. L'omaggio all'icona del proprio tempo, fiori e messaggi si accumulano ai cancelli della residenza londinese di Elisabetta II. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Alle 19.31, l'annuncio ufficiale. Il cielo all'improvviso regala i colori di un arcobaleno nitido. La gente che davanti a Buckingham Palace distoglie gli occhi dalla bandiera a mezz'asta, guarda in alto, si asciuga le lacrime. La natura regala un momento di bellezza e di conforto nella buia e triste giornata in cui il Regno Unito ha perso la sua regina.